Ed eccoci qua, buonasera Tiziana, un libro meraviglioso, ha già avuto una, veramente un'imbeccata importante, bestseller in pochissimo tempo, Il Dio Vaccino. Da cosa nasce? Il Dio Vaccino, intanto il titolo, credo che non ci fosse titolo migliore per raccontare quello che stiamo vivendo, perché eravamo abituati ad una scienza che andava avanti anche mettendo in dubbio se stessa, e invece ci siamo ritrovati di fronte ad una scienza che è diventata un dogma, una religione a cui bisogna affidarsi, e quindi al vaccino è stata affidata proprio la salvezza dell'umanità. Se non ti vaccini non sarai libero, se non ti vaccini non sarai salvo. E io in questo libro ho seguito un metodo, il metodo che ci ha insegnato Giovanni Falcone, il quale amava dire: segui i soldi e scoprirai la mafia. Ecco, io ho seguito i soldi per scoprire delle verità che ci vengono in qualche modo nascoste. Per esempio, chi sono i finanziatori, i primi finanziatori istituzionali della Pfizer, di Moderna, di Johnson & Johnson? Sono tre grandi fondi di investimento che si chiamano Vanguard, BlackRock e Sixth Street, che hanno nelle loro mani 16 trilioni di dollari, e si stima che nel 2040 gestiranno metà del patrimonio della ricchezza mondiale. Sono andata avanti poi in questa ricerca raccontando anche un po' la storia di come dalla salute al primo posto negli ultimi 30 anni siamo passati al profitto al primo posto, e come anche tutto ciò che riguarda la nostra salute sia finita nelle mani della finanza globale. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che avrebbe dovuto tutelarci e che dovrebbe essere un organismo libero e indipendente, è invece nelle mani dei privati, così come l'EMA, la Food and Drug Administration. Chi sono i principali investitori dell'OMS? Dell'OMS ormai lo sanno anche le pietre, e Bill Gates, insieme a Gavi Alliance, che è una creatura di Bill Gates, è un organismo internazionale per la vaccinazione dei bambini nel sud del mondo. Quindi anche la Food and Drug Administration e l'EMA, che dovrebbero in qualche modo essere organismi indipendenti perché approvano vaccini e farmaci, ebbene anche questi due organismi sono nelle mani di Big Pharma. Ma non solo, sono riuscita a ricostruire un'intelaiatura che, partendo da questi tre grandi fondi di investimento, Vanguard, BlackRock e Sixth Street, arriva fino ai media, fino a Big Food e Big Drunk, per cui tutto quello che noi compriamo nei supermercati, e poi i produttori di armi, ancora l'abbigliamento, le compagnie aeree, le banche, le assicurazioni, le agenzie di rating che decidono la vita e la morte di interi paesi. Insomma, tutto ciò che riguarda la nostra vita è nelle mani della finanza globale. Cosa si deve aspettare un lettore da questa opera? Un lettore si deve aspettare... Perché comprarlo? Intanto non è un libro che affronta il problema dal punto di vista medico, perché non è mia competenza, ma quindi lo può leggere sia una persona che si è vaccinata, sia una persona che non si è vaccinata, ma che vuole comprendere di più quello che stiamo vivendo. E anche, è un'indagine su un percorso, sostanzialmente. È una vera e propria inchiesta giornalistica, non c'è nulla di soggettivo, se non l'ultima parte del libro, in cui io mi sono posta la domanda: cosa fare, come uscire fuori da questa situazione così drammatica. Perdonami Tiziana, domanda proprio secca, risposta secca: cosa fare? Intanto spegnere la televisione, perché ci raccontano un sacco di menzogne, quindi spegnere tutti i canali di informazione del mainstream, la prima cosa. La seconda cosa: fare una rivoluzione interiore profonda, iniziare a porsi delle domande importanti anche sulla propria vita, il perché siamo finiti in questa situazione. La rivoluzione interiore implica anche un certo grado di sofferenza, perché dobbiamo in qualche modo cambiare pelle. Poi una rivoluzione comunitaria, dobbiamo ritornare a sentirci parte di una comunità.
ad essere uniti, perché questo modello che ha messo il profitto prima di tutto e la competizione e l'individualismo ha fatto sì che noi fossimo distanti, addirittura ora appunto si parla di distanziamento sociale, e invece dobbiamo ritornare ai nostri territori a sentirci parte di una comunità. E poi l'ultima rivoluzione è quella culturale, dobbiamo cambiare radicalmente il modo di vivere su questa terra. Dacci l'informazione precisa, dove possiamo trovarlo? Allora, si può trovare sul sito tizianalterio.it oppure su varie piattaforme online, anche Macrolibrarsi, Il Giardino dei Libri e altre piattaforme online. Grazie Tiziana. Grazie a voi.